Le madri sono l'antidoto più forte contro le nostre tendenze individualistiche ed egoistiche, contro le nostre chiusure e apatie. Una società senza madri sarebbe non soltanto una società fredda, ma una società che ha perduto il cuore, che ha perduto il sapore di famiglia. Una società senza madri sarebbe una società senza pietà, che ha lasciato il posto soltanto al calcolo e alla speculazione. Perché le madri, perfino nei momenti peggiori, sanno testimoniare la tenerezza, la dedizione incondizionata, la forza della speranza. Ho imparato molto da quelle madri che, avendo i figli in carcere o prostrati in un letto di ospedale o soggiogliati dalla schiavitù della droga, col freddo e il caldo, con la pioggia e la siccità, non si arrendono e continuano a lottare per dare loro il meglio. O quelle madri che nei campi profughi o addirittura in mezzo alla guerra riescono a abbracciare e a sostenere senza vacillare la sofferenza dei loro figli. Madri che danno letteralmente la vita perché nessuno dei figli si perda. Dove c'è la madre, c'è l'unità. C'è l'appartenenza, appartenenza di figli. Foné Bohontos, una voz grita. En nombre del equipo que conforma Una Voz Grita, te damos las gracias por ver nuestros videos, ya que de esta forma nos ayudas en nuestra misión evangelizadora a través de las redes sociales. Si quieres ampliar tu colaboración y no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete. Da a la campanita de notificaciones. Regálanos un me gusta. Comparte con tus amigos y si deseas, síguenos en nuestras redes sociales. Ah, y si está a tu alcance, ayúdanos en nuestra labor caritativa mensual. Puedes hacerlo a través de PayPal por el correo unavozgrita@gmail.com o contactarnos a través de este correo para ofrecerte otros medios por los cuales puedas tendernos esa mano amiga que tanto necesitamos. Dios y su Santísima Madre, que es nuestra Madre, te bendigan.